beneficiari sono 184 e ad oggi senza rivalutazione parliamo di un gettito pari a 5 milioni e 200 mila euro circa. Il Consiglio regionale della Toscana, con voto a maggioranza quasi unanime, registrando 31 voti a favore, la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle, dice sì alla mitigazione dell'indice Istat per i vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura. Meccanismo di indicizzazione previsto che porterebbe ad un sensibile incremento di spesa e ad un adeguamento degli importi degli assegni non congruo rispetto alle esigenze di sobrietà e risparmio. La Toscana, afferma il Presidente del Consiglio Mazzeo, con questo atto è prima e unica regione in Italia ad intervenire e ne siamo orgogliosi. Avremmo avuto un aumento di costo, visto che l'inflazione è stimata intorno al 12%, di circa 700 mila euro. Noi siamo invece la prima regione italiana ad aver approvato oggi, e ringrazio tutti i colleghi consiglieri, una legge che sostanzialmente limita temporalmente l'aumento Istat dei vitalizi. In più abbiamo approvato, anche questo all'unanimità, un ordine del giorno che impegna la Giunta a valutare nella conferenza Stato-Regioni se è possibile proprio toglierlo definitivamente e azzerarlo. Noi abbiamo fatto tutto questo perché in un momento di difficoltà in cui i cittadini, le famiglie faticano ancora più del solito, il calo energia, l'aumento dell'inflazione, abbiamo voluto dare un messaggio forte e chiaro che la Regione Toscana si è presa la responsabilità di ridurre un privilegio per pochi. Era l'unico strumento che avevamo a disposizione e lo abbiamo attuato in maniera molto chiara. Tenete conto che con questa norma si risparmiano circa 600.000 euro di risorse dei toscani. Troviamo sconveniente il privilegio del vitalizio, lo troviamo una cosa disarmante chiedere l'aggiornamento secondo i dati Istat. Vengano aggiornati all'indice Istat le pensioni, gli stipendi, non è giusto che vengano aggiornati anche i privilegi, quindi sono contento che il Consiglio regionale della Toscana oggi intervenga per ridurre un privilegio, che è il vitalizio, e per evitare che quel privilegio venga aumentato con la rivalutazione Istat. È giusto in questi tempi intervenire in questo modo per, ripeto, ridurre un privilegio degli ex politici. Tra parentesi, per fortuna, sono contento che l'attuale Consiglio regionale non riscuota il vitalizio, mi sembra una cosa più che giusta e per lo stesso motivo ritengo giusto non aggiornarlo. A me è dispiaciuto che il Consiglio regionale abbia dovuto legiferare per impedire che si rivalutassero i vitalizi del 12%. Mi è dispiaciuto perché stiamo parlando di vitalizi che prendono degli ex amministratori, degli ex consiglieri, cioè persone che in vita loro hanno amministrato e governato la nostra regione, che sanno cosa significa governare in momenti drammatici per il paese come questo, anche se forse in vita loro hanno governato i momenti più floridi, ma sanno cos'è un operaio che protesta sotto la regione perché perde il lavoro, uno studente che protesta, una ditta che chiude, una RSA che si lamenta, lo sanno benissimo. E allora avrebbero dovuto fare una cosa semplicissima: seguire l'esempio del Presidente della Repubblica, della massima carica dello Stato italiano, che ha rinunciato all'adeguamento della propria pensione e del proprio vitalizio, e fare lo stesso. Avrebbero dovuto rinunciare loro. Invece, anziché rinunciare, hanno inviato una lettera dove si paragonavano ai pensionati italiani, chiedendo un adeguamento perlomeno pari a quello che il Governo nazionale aveva previsto per le pensioni minime in Italia. Penso ci sia grande differenza, grandissima differenza tra un pensionato che percepisce la pensione minima e un privilegiato come noi che ha avuto fortuna di guadagnare tanti soldi alla politica in vita propria. È logico che oggi, di fronte a un'inflazione come questa, di fronte a un momento difficile come questo, la prima cosa sarebbe stata quella di chiedere proprio ai beneficiari di questo vitalizio di rinunciare. Così ci aspettiamo magari una risposta anche da loro. Nel frattempo però il Consiglio regionale ha dato un messaggio quello di dire che fermo restando il vostro vitalizio, ma la rivalutazione dell'Istat è quella, pensiamo, che dovesse essere con più contenuta. Per questo era l'unico strumento che ci poteva permettere di arrivare a questo obiettivo. Se fosse stato per me avremmo potuto anche eliminare, ma sicuramente andremo in questa direzione perché c'è un impegno congiunto delle forze politiche che va verso il superamento della rivalutazione Istat. Intanto il coraggio di togliere 600.000 euro che saranno destinati invece ai cittadini toscani, al mondo delle associazioni, alla cultura, ai giovani, a tanti progetti che possiamo fare. È assurdo pensare che nel mondo di oggi persone che vivono di un privilegio potessero ancora pensare che questo privilegio potesse essere anche rivalutato
rivalutato. Abbiamo fatto il massimo, siamo l'unica regione in Italia che ha avuto questo coraggio di farlo. Credo che si possa andare oltre rispetto al superamento dello stesso strumento, ma intanto oggi una bella pagina toscana dove tutti i gruppi politici, indipendentemente dall'appartenenza, hanno condiviso l'idea di chiudere una stagione, quella dei privilegi. Poiché c'è una norma che impone l'adeguamento di questi vitalizi agli indici Istat, oggi la Regione Toscana ha deciso di ridurre sensibilmente questo incremento e lo ha fatto ancorandosi a dei parametri che si avvicinano in alcuni casi allo zero, proprio per far sì che questo incremento sia da una parte rispettoso del dettato legislativo che ci impone a livello nazionale un adeguamento degli importi dei vitalizi, ma dall'altra parte che sia quanto più possibile contenuto. Una scelta importante che altre regioni non hanno fatto e che comporterà una riduzione di costi della politica sensibile per la Regione Toscana. Se infatti nulla si fosse fatto a livello legislativo, avremmo avuto per i prossimi 3 anni, ragionando del bilancio di previsione 2023-2025, un incremento annuo di costi vicino a 750.000 euro all'anno. In questo modo i costi si riducono a circa 90.000 euro all'anno, quindi con un risparmio sensibile che si avvicina ai 650.000 euro all'anno. Un segnale importante che la Regione Toscana e il Consiglio regionale intende dare ai cittadini toscani in un momento di profonda crisi come quello che stiamo vivendo, un segnale di contenimento dei costi della politica. E non si temono ricorsi per una causa che oggi più che mai risulta giusta. Noi abbiamo lavorato con il legislativo, insieme all'ufficio giuridico, insieme al segretario generale, per proporre una norma che, in virtù anche di quelle che sono state le scelte fatte, le decisioni in questi anni della Corte Costituzionale, tenesse conto di alcuni indirizzi che sono stati dati. Il primo, che la durata deve essere limitata nel tempo e noi abbiamo scelto una durata di 3 anni, e il secondo punto è che ci sia progressività ed equità, e lo abbiamo fatto perché abbiamo deciso di fare 3 scaglioni: l'1% a chi ha un vitalizio superiore ai 3.000 euro, il 2% a chi ha un vitalizio tra i 1.500 e i 3.000 euro e il 3% a chi ha un vitalizio sotto i 1.500 euro. Permettetemi però di fare un appello agli ex colleghi consiglieri. Io mi auguro che proprio sulla linea indicata dal Presidente Mattarella ci sia la possibilità che loro facciano un gesto forte e che decidano da soli di non richiedere neanche quell'adeguamento che noi abbiamo dovuto fare proprio per fare una legge che fosse non impugnabile. Insomma, questo è un appello che chiedo a loro a nome di tutti i colleghi consiglieri. Devo dire che da un punto di vista giuridico-normativo abbiamo avuto in sede soprattutto di lavori di commissione il conforto da parte di tutti gli uffici che l'operazione che è stata posta in essere è perfettamente legittima e non ha quindi profili di contrasto con la normativa nazionale. Forti di questo speriamo di non avere conseguenze negative, e chiaramente il mio vuole essere anche un appello a tutti coloro che godono di questi vitalizi a non calcare la mano su questo tema, perché credo che i cittadini toscani in questo momento non capirebbero un atteggiamento di tipo diverso. Affronteremo a viso scoperto e con coraggio questo ricorso. Credo che sarà ancora più forte il nostro coraggio, quello che andrà a togliere definitivamente questo privilegio del passato. Io ho condiviso l'ordine del giorno di Galli perché sono convinto e sosterrò la proposta di andare ad azzerare definitivamente questo privilegio. Ci sta un po' tutta l'idea di Toscana, la Toscana del mangiar sano, la Toscana della cura dell'ambiente, dei prodotti enogastronomici locali. Ci sta il sudore e la fatica di tante donne e di tanti uomini che portano in alto il nome della nostra regione. In Regione Toscana ha presentato il sussidiario di Slow Food Osteria d'Italia 2023, manuale che premia la regione del Pegaso come protagonista tra le mete più interessanti dell'enogastronomia d'Italia. Ben 27 sono infatti riconoscimenti totali, tra i quali 6 nuove chiocciole assegnate a Nonno Cianco di Abetone Cutigliano, l'Osteria dell'Enoteca di Firenze, Hazzighe Osteria a metà di Livorno, la Ciottolona di Montieri, la Bottegaia di Pistoia e la Casa del Buono di Terranova Bracciolini. È bello sapere che oggi qui ci sono anche 5 delle 6 nuove chiocciole della Osteria Slow Food 2023. È un connubio forte, è un connubio che tiene insieme il buon cibo, l'arte, la cultura
e soprattutto la persona, perché ogni volta che si va in un'osteria toscana ci si sente come a casa. La Toscana è la più rappresentata all'interno della guida, sia per le chiocciole che sono state attribuite alle osterie toscane, sia per le osterie che sono poi inserite nella guida. Quindi è un motivo di grande orgoglio essere qui a presentare oggi questa guida, perché chiaramente Slow Food è un'eccellenza nel mondo enogastronomico e rappresenta anche una lungimiranza, perché quello che oggi è il valore territoriale delle aziende e dei prodotti locali, Slow Food lo rappresenta appieno, e quindi siamo veramente orgogliosi di poter presentare oggi la guida qui in Consiglio regionale della Toscana. Si parla di osterie, che del concetto è a Slow Food di osteria, quindi non intendiamo l'osteria con la tovaglia bianca e rossa, con il fiasco ancora impagliato, ma è un'osteria moderna, un'osteria dove l'accoglienza è al primo posto, poi il buon cibo che deve essere buono, pulito e giusto. E c'è molta Toscana, è la regione più rappresentata in Italia, e quindi abbiamo un numero di circa 140 osterie, e una trentina di queste osterie sono chiocciolate. La chiocciola per noi è il simbolo di prestigio dell'associazione, cioè sono quelle osterie che hanno insieme tutti i loro requisiti che noi come Slow Food cerchiamo. La guida osteria è una guida in continua evoluzione. Quest'anno abbiamo prima di tutto rimpinguato il nostro gruppo di collaboratori, siamo 22 collaboratori. Per quanto riguarda invece le osterie, appunto, abbiamo introdotto anche dei nuovi premi. C'è un premio al bere bene, che consiste in tutte quelle osterie che si impegnano non solo nell'avere una buona carta dei vini, ma anche nell'offrire della birra artigianale, dei distillati, tutte quelle, diciamo, bevande selezionate con cura. Abbiamo in Toscana, come diceva Gianmarco, il maggior numero di chiocciole di tutta Italia, e quest'anno, presenti oggi alla presentazione ufficiale, 6 nuove chiocciole che hanno appunto rimpinguato il numero delle chiocciole toscane, che sono 27. Mi rifaccio a modo mio agli antichi. Io provengo da Masaccio, ecco. Da Michelangelo, anche da Piero della Francesca, ma da Rosai, che Rosai poi anche lui proviene da Masaccio. Io mi rifaccio ai fiorentini, anzi mi intenerisco pensando che, nonostante sia una pittura vecchia, piaccia e entusiasmi ancora, ecco. Nello spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso arriva la mostra di pittura di Paolo Gennaioli, 30 anni d'arte. Un doveroso tributo all'opera trentennale, questo, sottolinea il presidente del Consiglio Antonio Mazzeo ad un artista affermato da anni nel panorama artistico nazionale. Un toscano di Pieve Santo Stefano, ma fiorentino d'adozione, che ha amato profondamente questa città, ne ha colto lo spirito più intimo frequentando le sue vie e i suoi paesaggi, lasciandosi ispirare dalle sue straordinarie opere d'arte, intrecciando un dialogo fecondo con alcuni dei suoi più grandi artisti. Ancora una volta, ha concluso il presidente, l'arte ci offre uno spazio di riflessione ed emozione, uno spazio che in questo tempo convulso e pieno di contraddizioni ci aiuta a recuperare una dimensione più profonda e autentica della nostra esistenza umana. È stato un trentennale che ha girato un po' tutta Italia, che era il nostro progetto, era quello di portare l'arte di Paolo Gennaioli in giro per l'Italia. E però importantissimo per noi, e oggi siamo felicissimi, approdare a Firenze, appirare a casa, siamo tornati a casa, perché Paolo ha le sue radici fortissime qui nella città, nella Toscana. Lui è cresciuto, è nato in questi 30 anni sulle colline di Pieve, di Bulciano, insomma, e quindi siamo tornati a casa. E l'ultimo step era proprio quello di essere a Firenze oggi qui. E quindi siamo felicissimi di questo. Siamo in questa sala che è quella dei cuori. Io in ogni spazio dove siamo stati ho sempre allestito una sala dei cuori, perché è rappresentativa di questo periodo di Paolo. Poi nelle altre sale vedrete le opere storiche, diciamo, di Paolo, che sono un po' l'itinerario della sua trentennale attività.